Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati per un altro video, un nuovo video ovviamente, qui tutti insieme nel momento della sofferenza e devo dire la verità, l'unica cosa positiva di questo momento è il senso di community che si viene a creare, che si è venuto a creare negli anni e il fatto che comunque siamo tutti qua a soffrire insieme, a interrogarci, a confrontarci tutti insieme per cercare di capire come uscirne. Da questo mare di merda, scusatemi il francese, nel quale siamo sprofondati e ormai annegati completamente. Probabilmente prima su Numero 10 avrete letto alcune dichiarazioni da parte del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nei confronti della situazione della squadra. Attenzione che quando parla Agnelli, in teoria non c'è mai della banalità. Quindi vi invito a scaricare il numero 10 dal link che trovate qui sotto in descrizione, anche perché oltre alle parole di Agnelli ci saranno altri aggiornamenti. Io però, oltre al farvi leggere appunto sul numero 10 le parole di Agnelli, vorrei cercare di farvele ascoltare, perché secondo me c'è sempre una differenza tra quello che viene riportato e quello che viene effettivamente detto. Quindi in questo momento ho le cuffie proprio perché nei prossimi istanti andremo ad ascoltare proprio le parole di Agnelli. Se siete tutti pronti, vi invito ovviamente a mettere un like a questo video, di lasciare un commento se l'avete già sentito. Sono parole rilasciate a Sky Sport. Eccole qua. Questo è il momento dell'assunzione delle responsabilità, quindi io sono qua per questo. Ok, assunzione delle responsabilità, però quando ci si assume le responsabilità, poi bisogna effettivamente farlo e non soltanto dirlo. Ma anche perché poi provo vergogna oggi, provo vergogna per quello che sta succedendo. Provo vergogna per quello che sta succedendo. Sono parole pesanti se pronunciate da il presidente della Juventus. Sono decisamente arrabbiato, però sono anche consapevole che il calcio è uno sport di squadra, si gioca in 11, si perde in 11, si vince in 11. In realtà no, in più, perché gli 11 sono quelli che vanno in campo, poi ci sono quelli che subentrano, quelli che si allenano, quelli che li allenano. Quelli che decidono, quelli che comprano, quelli che vendono. Sono più di 11. E da questo principio dobbiamo ripartire. Cioè non è la questione di una persona sola, di un uomo, non è un giocatore, non è un dottore, non è un fisioterapista, non è un preparatore. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo noi dobbiamo pensare di ripartire. Assolutamente sì. Non è solo colpa di uno, poi ci sono delle colpe più marcate nei confronti di una persona, colpe meno marcate nei confronti di un'altra persona. Però allora mi viene da dire, perché anni fa si è deciso di esonerare Sarri e Pirlo? Quindi lì era colpa di una singola persona? E in questo momento no, perché già l'anno scorso è stato dato un grosso credito a Massimiliano Allegri, io stesso parlavo di atto di fede per cercare di vedere un lato positivo nella permanenza in panchina dopo la stagione dell'anno scorso, perché sotto il punto di vista del merito, ragazzi, quello che tocchi alla fine della stagione, c'era niente, era tutto astratto, non c'era niente di concreto. Quindi ho parlato di atto di fede per vedere come poi si sarebbe evoluta la situazione. La situazione è andata addirittura a peggiorare. E quindi ora mi chiedo, gruppo, sì, però allora che cosa facciamo, dato che è il momento di assumersi le responsabilità? Parole di Agnelli, eh? Bene, assumiamoci le responsabilità. È colpa del gruppo, quindi cosa facciamo? Niente, perché sarebbe troppo difficile individuare, non dico il colpevole, ma un gruppo di colpevoli, perché i calciatori in questo momento non li puoi cambiare. Il mercato è chiuso, c'è il mondiale in mezzo, appena finito tra l'altro il mercato. Non è colpa dei dottori? Va bene, non sarà colpa dei dottori, però i giocatori continuano a farsi male. Non è colpa dell'allenatore? Va bene, però i risultati continuano a non arrivare. Quindi cosa facciamo? Ci sediamo sulla riva del fiume e guardiamo? Sapendo che abbiamo ancora 9 partite in 30 giorni, dobbiamo posizionarci bene e sapere che abbiamo una seconda parte della stagione, che ci dovrà vedere protagonisti. Press, ma protagonisti di che cosa? Protagonisti di che cosa? Siamo fuori dalla Champions, forse anche fuori dall'Europa League, siamo a 10 punti dal primo posto in campionato. Protagonisti di cosa? Della Coppa Italia? Eventualmente, va bene, perfetto, no, perché non riesco a capire di cosa si possa essere protagonisti nella seconda parte di stagione. Questo è un problema in questo momento del gruppo, perché parliamo di atteggiamento generale, parliamo di tante partite con squadre che tecnicamente sarebbero dovute essere più abbordabili, invece E invece sono state superiori a noi come il Maccabi questa sera. così non è stato.
quindi è un problema generale, fisico, mentale, psicologico. Però fisico, mi hai appena detto che non è colpa, certo non è colpa di uno, è un colpa del gruppo, però allora a un certo punto questa situazione dobbiamo risolverla, eh? Cioè, se alziamo le mani e diciamo non faccio niente perché arrivo a fine stagione, perché l'obiettivo è essere una seconda parte di stagione competitivo non si sa per cosa, dopo io allora tutta la colpa la riverso nelle parole del presidente, nei confronti del presidente, eh? Perché decidere di non intervenire, ragazzi, è follia. Da questo dobbiamo cercare di raggrupparci, di fare gruppo, sapendo che gruppo. C'è anche da provare vergogna, da chiedere scusa ai tifosi che in questo momento fanno fatica a girare per strada, e questo dobbiamo capirlo, perché poi un tifoso vuole sentirsi appartenere a un gruppo che vince in questo momento. No, attenzione, 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 non andiamo troppo in là, perché perdere si può perdere, lo sport è fatto di sconfitte, la sconfitta è una parte fondamentale dello sport, ma un conto è perdere, un conto è questa roba qui, non provare neanche a vincere, non provare neanche a mettere il carattere, non provare neanche a migliorare, niente, questo è niente, questo non è vincere e perdere, poi non si sta più parlando di vincere e perdere, il tifoso non è che in questo momento è sconsolato perché non vince, attenzione, stacchiamo le due cose. In questo momento il tifoso non è arrabbiato perché non vince, in questo momento il tifoso è arrabbiato perché non vede la società, non vede l'allenatore, non vede i calciatori impegnarsi, nessuna delle tre figure. Noi non lo stiamo dando, e quindi da questo punto di vista dobbiamo fare una profonda riflessione per cercare di raggrupparci, perché sappiamo poi altresì che le qualità le abbiamo tutte, sia individuali che come gruppo. No, siamo fuori linea. Io sto parlando di gruppo, sto dicendo che non ci sono responsabilità individuali, perché a un certo punto non può essere colpa dell'allenatore se non riusciamo a vincere un tackle. Da questo punto di vista le verifiche la Juventus le ha sempre fatte a fine anno, quindi da questo punto di vista è anche giusto e ragionevole, se vogliamo, volete voi mettere un orizzonte temporale e pensare a fine anno. Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa di un allenatore da parte della Juventus. Che cosa deve fare un allenatore per essere esonerato in corsa dalla Juventus? Che cosa deve fare? Perché qui siamo arrivati oltre ogni limite accettabile. Qui siamo arrivati oltre ogni limite accettabile. Con Allegri che dice non mi dimetto perché la sfida mi piace di più, voglio sentire il gusto della sfida. Questa non è una sfida, questa non è una roba difficile, questa è una roba che è diventata impossibile, questa è una roba che è diventata ma controproducente per tutti. Ma per cosa? Anche perché Agnelli qua sta dicendo chiaro e tondo che se le cose continuano così Allegri va a casa a fine anno. A fine anno! Che non si sa perché, ma a fine anno. Si pensa davvero nel miracolo. L'unica cosa è la cosa che mi dà fastidio è pensare che quando un anno e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa, sono state toccate tre corde, in particolare da Agnelli e Allegri. Agnelli diceva Max è qui non per amicizia, e l'amicizia non andrà a intaccare il nostro rapporto lavorativo, cosa che in questo momento è palese che sia così. E Allegri parlava di due caratteristiche che doveva dare l'allenatore alla squadra nel lungo, non si pensava a 15 mesi, si pensava magari a soltanto una stagione, quindi la valorizzazione deve creare valore non si è creato, anzi il valore si sta disperdendo, qualsiasi investimento in questo momento della Juventus è un investimento folle perché non viene massimizzato, non c'è potenzialità, è la vittoria, e la Juve non ha vinto niente, e la Juve non vince neanche più le partite singole. E se non vinci le partite singole, come puoi pensare di vincere i trofei? Amicizia, valorizzazione, vittoria. Tre concetti chiave principali della conferenza stampa di presentazione di Allegri di giugno-luglio del 2021. Dopo 15 mesi non c'è niente di queste tre cose. E mi tocca sentire che le valutazioni si faranno a fine anno. E quindi cosa ci teniamo? Un cadavere all'interno del gruppo squadra, ci teniamo un allenatore che mi pare di capire, poi magari sbaglierò io, che sia stato completamente scaricato dal gruppo squadra, che non sta portando nessun tipo di miglioramento da nessun punto di vista fisico, mentale, tattico, motivazionale, di miglioramento collettivo del singolo, della squadra, niente. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti così perché è sempre stato così? Sì, ma non siamo neanche mai stati in questa situazione. Allora, se proprio vogliamo dirla tutta.
continua a far fatica. Allegri è l'allenatore della Juventus, rimarrà. Abbiamo circa 50 persone nello staff, 25 giocatori, i dirigenti. Stiamo parlando di un gruppo di 80-90 persone. E un gruppo di 80-90 persone deve avere la capacità di raggrupparsi, di ritrovare identità e di mettere in campo le qualità individuali e collettive che questa rosa ha. Tutto molto bello, tutto molto giusto. Se non fosse che in questo momento tutto va nella direzione dell'incapacità di rimettere sui binari giusti una stagione che è già naufragata ad ottobre. Ottobre naufragata questa stagione. Per cosa si allena un calciatore oggi? Un calciatore della Juventus oggi pensa solo al Mondiale. È fuori dalla Champions. È probabilmente fuori dalla corsa Scudetto. E non va nemmeno a giocarsi l'Europa League magari. Oggi penso solo al Mondiale. Stesso Di Maria che sono uscito oggi per infortunio. Io col cazzo che provo ad accelerare, a stringere i denti per tornare in campo il prima possibile. Perché cosa, scusami? Perché cosa? È un comportamento di merda da parte di Maria? Certo che lo è. È un comportamento di merda. Vergognoso. Ma davvero pensate che non sarà così? Pensate che Pogba cercherà di accelerare per il ritorno in campo? Magari sì, soltanto per mettere qualche minuto nelle gambe. Ma mica perché è lì che si mangia le mani dicendo oh, non vedo l'ora di tornare dentro questa Juventus. Meno ci sguazzi in questa Juventus e meglio è per la carriera di un calciatore in questo momento. Attenzione. Mettiamoci questa cosa nell'ordine delle idee. Io non sto dicendo che non è vero che sia un problema di gruppo, lo confermo, io credo la stessa identica cosa. Credo che però sia delittuoso in questo momento lavarsene le mani in questo modo. C'è un problema? Sì, il presidente della Juve ha detto che si vergogna della situazione. Se il presidente della Juve si vergogna della situazione, significa che la situazione è grave. Cosa facciamo per risolvere? Niente, aspettiamo la fine dell'anno. Ma davvero stiamo facendo? Perché? Perché c'è la speranza che nella seconda parte di stagione si tornerà a lottare, ma a lottare per che cosa? Io questo voglio capire. Prendere in mano la situazione oggi è doveroso. Io ritengo che Andrea Agnelli sia una persona molto, molto intelligente. Molto intelligente. Non lo ritengo assolutamente uno stupido. E deve accettare che così non si può andare avanti. Assumersi realmente le sue responsabilità da presidente della Juventus e non da amico di Massimiliano Allegri. Perché se l'amicizia con Allegri è più forte rispetto al legame che lo lega alla Juventus, allora qui abbiamo sbagliato tutto e c'è da fare un ricalcolo delle priorità. Allegri e Agnelli hanno sicuramente un rapporto di un certo tipo, ma non è la prima volta che Agnelli conferma Allegri sulla panchina della Juventus, salvo poi rimangiarselo. Era già accaduto nel primo anno di Cristiano Ronaldo, post eliminazione con l'Ajax. Allegri è e rimarrà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. E poi sappiamo tutti come è andata a finire. Io voglio sperare che in questo momento siano soltanto parole di circostanza per un rientro in Italia, dove la Juventus andrà in ritiro con il Torino, e per forza di cose si gioca già sabato e sabato ci sarà Massimiliano Allegri in panchina, a meno che non venga esonerato o che cambi idea sulle dimissioni e quindi possa esserci un allenatore d'emergenza già tesserato come può essere Montero per quella partita e poi valutare altri. Ma qua stiamo già andando troppo in là con la fantasia, stiamo volando oltre con l'immaginazione. L'unica cosa certa che abbiamo oggi è la conferma in panchina di Massimiliano Allegri da parte di Andrea Agnelli. Ma io vi invito a ricordare quelle parole post Ajax e a non prendere per vere, verissime queste. Dall'altra parte, forse sto cercando di illudermi, perché semplicemente a livello logico, prendendo in considerazione tutto quello che sta accadendo da 15 mesi a questa parte, l'esonero non è scontato, non è sacrosanto, ma di più, siamo oltre, decisamente oltre tutte queste cose qui. E quindi vi rifaccio la domanda, dato che le parole di Agnelli vanno in questa direzione, non si esonera fino a fine anno. Allora cosa dovrebbe fare un allenatore per essere esonerato a stagione in corso? Cioè peggio di uscire ai gironi di Champions, peggio di aver perso il carro campionato, peggio di non qualificarsi in Champions, peggio di non aver vinto l'anno scorso niente, peggio di svalutare addirittura gli investimenti. A me viene in mente soltanto che possa fare del dolore fisico, perché quello mentale al gruppo è già stato fatto. Il gruppo, ragazzi, poi ribadisco, magari sbaglierò, ma io in questo momento non vedo un gruppo squadra che segue Massimiliano Allegri. E allora che si faccia carico il capitano, no? Di quello che potrebbe essere il sentimento. Perché se i giocatori non stanno giocando contro Allegri, allora davvero perdo qualsiasi appiglio. Perché un conto è se giocano contro Allegri e dico, mi starebbe sul cazzo perché non è una roba bella da fare, però comprenderei la situazione. Ma se questi davvero stanno dando tutto in campo e Allegri sta dando tutto in panchina,
e la dirigenza sta dando tutto in dirigenza, allora l'anno prossimo bisogna togliere tutti i giocatori, l'allenatore, tutto lo staff e tutti i dirigenti. E io non credo che sia così. Io non credo. Credo soltanto che in questo momento sia difficile assumersi delle responsabilità che andrebbero invece... È una cosa che andrebbe fatta. E fine. Lasciando da parte i rapporti interpersonali di amicizia e simpatia.